Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Sono morta di caldo, sono appena rientrata dal parrucchiere perché sono andata a fare le altre mesh, perché ho fatto il ritocco, ho fatto le altre mesh che mi aveva detto di fare entro 3 settimane, le ho fatte e così ho finito. Cioè, nel senso, hanno fatto anche il ritocco della zona che mi avevano scurito l'altra volta. Abbiamo controllato, siamo stati attenti, questa volta non ci sono macchie, quindi le mesh sono venute abbastanza bene. Devo dire che sono abbastanza contenta. Quante volte ho detto abbastanza? Parecchie. Sono stati attenti questa volta, il che mi rende felice perché non devo tornare. L'altra volta il problema è stato che io sono andata con i capelli praticamente puliti. E quindi il mio capello quando è pulito tende a scivolare, le cartine tendono a scivolare, quindi ora lo hanno capito e sono andata con i capelli praticamente sporchi e mi hanno ritoccato le mesh, tutto qua. E niente, adesso devo andare a prendere il pane. Come va? Allora, va. La situazione caldana è brutta. Veramente, veramente brutta, raga. Io continuo ad avere problemi a fare fatica a dormire di notte. Tra l'altro, scusate, vedete la ribaltabile del sottosopra, perché siamo andati a prendere un mobile all'IKEA e quindi adesso ancora è. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi, com'è la situazione? Molto, molto brutta, raga. Continuo ad avere caldane, continuo a fare fatica a dormire di notte. E così, però pazienza, vado avanti, me la cavo e non mi lamento. Tra l'altro in questi giorni ho tante cose da fare, quindi con questo video volevo dirvi che se mi vedrete poco in questi giorni è perché ho tantissime cose da fare. Non ci sono. Sono incasinata, una visite mediche, cose varie una dietro l'altra, quindi non ci sarò. Non ci sarò tanto spesso. Mi farò vedere magari con qualche short. Tra l'altro l'uccellino va alla grande, solo che senza di me non vuole mangiare. E quindi adesso arrivo a casa, posso prendere il pane, arrivo a casa e poi gli darò da mangiare, poverino. Perché gliel'ho dato stamattina prima di uscire, perché stamattina mi sono alzata alle 7. Perché avevo l'appuntamento dal parrucchiere alle 9 e quindi giustamente dovevo alzarmi alle 7. E basta. E quindi adesso sto andando a casa. Cioè, prima passo a prendere il pane, poi vado a casa. Sono mezzogiorno meno 5. Sono praticamente 3 ore sono stata sotto la mano del parrucchiere perché ho cominciato alle 9, però circa 45 minuti per le mesh. Poi 45-50 minuti perché dovevano schiarire bene, devono schiarire bene. Poi ho tenuto un'altra mezz'ora il tonalizzante e quindi giustamente, raga, io non so più guidare la macchina con il cambio. Per me è un grosso, grosso, grosso problema il cambio perché io sono abituata durante la settimana a portare la macchina di mio padre, che è una macchina elettrica senza cambio. E invece con la mia, che però normalmente non ho durante il fine settimana, cioè che non ho durante la settimana perché la prende mia sorella, perché lei dice vorrei prendermi una macchina, ma non ha molto senso, visto che ne abbiamo già due e non avrebbe senso, usa la mia e ciao. E niente, quindi tutto qua. Volevo dirvi che se mi vedrete poco sapete perché. Se mi vedete poco saprete il perché. Sono incasinata, tutto qua, ragazzi. Sono incasinata, ma sto bene, non ho nessun problema. Solo che luglio, agosto per me saranno mesi di fuoco, perché ho i controlli io e quindi saranno mesi di fuoco per me. Infatti volevo andare in vacanza, ma andrò a settembre perché ad agosto ho tutti una serie di controlli e quindi così. Tutto qua, sto seguendo anche poco YouTube, ho seguito veramente, veramente, veramente poco perché non. Mamma,
tutto sbavato da stamattina alle 9, ma ho sudato perché ti mettono, quando hai le mesh con la stagnola, ti mettono quella specie di macchina che genera calore. Io avevo le caldane, la macchina del calore, insomma, sono tutta sudata e ho sfatto tutto il trucco. Va bene così. Dicevo, sto seguendo veramente poco. Entro, saluto ogni tanto così volando, ma niente di che. Raga, certe dinamiche mi hanno stancata, arrivato a un certo punto. Mi hanno veramente stancata. Sono sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. Sempre le stesse dinamiche. Gente che vuole accendere il dissing, che fa casino, che discussioni. Ah, tu mi hai detto, tu hai fatto, i figli, i parenti. Basta, arrivato a un certo punto uno si rompe coglioni e cerca sempre, spera di fare live tranquille, serene, felici, divertenti, anche come quella che abbiamo fatto l'altro giorno. E fai meno visualizzazioni, sicuramente, però chi se ne frega? Uno è bello, felice, tranquillo, senza infilarsi in queste cose, perché uno può anche commentare quello che succede su YouTube, ma senza per forza esagerare, buttarsi nel dissing. Come dico sempre io, fa caldo, ma comunque si dia, fa caldo. Ecco, questo attraversa fuori dalle strisce, che dovrei metterlo sotto perché è attraversato fuori dalle strisce. Bene, questi sono gli aggiornamenti, raga. Questi sono gli aggiornamenti. Signora, lei se vuole attraversare con la bicicletta dovrebbe scendere, vada, forza, su. Ecco, brava, così si fa, così si attraversa scendendo. E basta, raga. Quindi nel caso qualche aggiornamento, magari faccio qualche video, qualche short, così al volo volando. Vi saluto, vi ringrazio, al prossimo video. Ciao.